Ciao ragazzi, oggi vi presento l'LR300 della ZM Weapon costruito dalla Evolution Airsoft. L'Evolution Airsoft è un marchio italiano che però per contenere i costi manda i suoi fucili a costruire a Hong Kong. Infatti, come potete vedere, qui non so se si legge ma c'è scritto disegnato in Italia e costruito a Hong Kong. Questa qua è la versione con il rail lungo e la canna corta, perché ci sono anche le versioni a rail corto o a canna lunga. Di conseguenza ci sono 8 versioni di questo fucile, perché si può scegliere tra il rail lungo e la canna lunga o il rail corto e la canna corta nelle diverse combinazioni. Inoltre è possibile averlo sia nero che tan. Aprendo la scatola, vabbè, oltre alla parte protettiva in alto, si nota subito il libretto delle istruzioni, che non è come tutti gli altri fucili cinesi, che è un foglietto volante, ma qua addirittura è un libricino che, oltre a spiegare il completo funzionamento del fucile in lingue europee, spiega addirittura la storia, come è nato il fucile, come è stato ideato e quant'altro, le varie versioni, poi vabbè, le cose basi come mettere la batteria piuttosto che regolarlo pop, queste cose qui. Vabbè, chiaramente di non spararvi in faccia, come dicono tutti i fucili. Lo scovolino, e in questa versione, anche se non ve la faccio vedere perché purtroppo non l'ho più, c'è anche la batteria compresa nella scatola. Il caricatore è maggiorato da circa 450 colpi. Arriviamo quindi al fucile. Allora, si nota subito il calcio che è abbattuto nella scatola. Quando viene disteso raggiunge questa lunghezza. E inoltre questo calcio è anche regolabile. E questa è la sua massima lunghezza. Il rail in questa versione è quello lungo e le tacche di mira vengono fornite abbattibili. Qui c'è la finta asta d'armamento, che in questo caso serve ad aprire lo sportellino dello pop. E qui c'è la rotella dello pop. In questo fucile, per essere più comodi a regolarlo pop, si può usare il finto bolt clutch, ovvero spingendo la levettina che c'è qua dietro si blocca l'otturatore e quindi si può chiudere l'asse d'armamento per girare la rotellina. Questa qui è la levettina che abbiamo schiacciato. Successivamente, quando si è finito di regolare, per rifarlo tornare avanti, no? Quindi fingendo di armare il fucile, si schiaccia sopra e torna avanti. Ve lo faccio vedere. Schiaccio e torna avanti. Allora, questo qua è un fucile, secondo me, particolare e secondo me anche molto bello, perché nel fucile vero hanno fatto un sistema di recupero del gas che diminuisse il rinculo. Invece in questo fucile, essendo elettrico e non avendo rinculo, è stata messa una molla attorno all'asta di recupero del gas in modo da aumentare il rinculo. E a me hanno detto che il rinculo è molto simile a quello vero. Ok ragazzi, ho tolto la scatola per avere più spazio. Adesso vi faccio vedere i loghi. Qui abbiamo il logo della ZM Weapons, il numero di serie che è unico e identificativo per la garanzia, il calibro e il modello. Poi abbiamo il ZM Weapon e il luogo dove è stato fabbricato, negli USA, negli Stati Uniti. Qui c'è Safe, Fire e Auto. Poi, girandolo, mettiamo l'unica scritta che non è presente nel fucile ovvero, ovvero Evolution Airsoft, ed è il nome chiaramente della marca che ha voluto mettere il suo logo. Anche di qua leggiamo
scritte, ad esempio, utilizzo solo per l'esercito, per il governo. Poi qui abbiamo un altro logo della ZM Weapons e ce l'abbiamo anche riportato di qui. E basta, penso. Sul caricatore, nella parte sotto, c'è scritto Evolution Airsoft. Il numero di serie è unico per ogni fucile ed identificativo, nel senso che vale per la garanzia. Quando voi comprate il fucile, il codice viene inserito nel computer e vale per la garanzia. Quindi in teoria non vi dovrebbero chiedere lo scontrino. Allora, parliamo del calcio. Il calcio apparentemente ha le stesse dimensioni di un normale calcio M4. In realtà io ho provato a regolarlo, no, al secondo punto di misura, di blocco, e ho notato che in realtà il calcio di questo fucile è più lungo rispetto al normale calcio M4. E quindi, anche se apparentemente è corto, in realtà ha già una lunghezza maggiore rispetto a quello dell'M4. È abbattibile in questo modo. Permette, anche quando è abbattuto, permette di regolare il selettore sia avanti che indietro e di sparare, chiaramente. Si può rimontare molto, cioè, si può rimontare, si può spiegare molto velocemente. E giungiamo così alle tacche di mira. Le tacche di mira sono abbattibili e piccole. Sono comuni tacche di mira, quindi non particolarmente comode, ma certamente non scomode. In questo modello non abbiamo il poggiaguancia, quindi dobbiamo stare sollevati con la testa. E poi si riesce comunque a mirare. Ok, e inoltre queste tacche di mira hanno anche la possibilità di mettere il tiro di precisione, ovvero cambiare il cerchiolino, detto volgarmente, dal quale si mira. Secondo me non è particolarmente comodo, nel senso che quando si è magari in tensione, che si sta sparando addosso a degli altri gamer, e bisogna cercare il delta davanti un'ora per trovarlo perché non si riesce, secondo me non è particolarmente comodo. Io preferisco tenere sempre col cerchiolino largo. Ok, siamo giunti quindi al caricatore, che come vi ho detto prima è un comunissimo caricatore M4 da 450 colpi, e come un caricatore normalissimo da 450 colpi M4 si toglie con un caricatore normalissimo da 450 colpi. Non so perché continuo a ripetere che da 450 colpi, però vabbè, accontentatevi. Quindi sgancio in questa maniera. Ve lo smonto, vi faccio vedere come è la molla per aumentare il rinculo e il vano batteria. Queste viti che sto togliendo in questo momento sono di lunghezza diversa tra quelle davanti e quelle dietro. E soprattutto non si trovano in commercio, quindi cercate di non perderle perché sennò sono cavoli. Sono 8 viti in tutto, 4 davanti e 4 dietro. Dopo aver tolto le 8 viti, di cui queste qua sono quelle davanti e queste qui sono quelle dietro, vedete che le dimensioni sono diverse, con la brugoletta che si trova all'interno della scatola. Togliamo il paramano facendo attenzione ai fili. Questo fucile è già garantito dalla casa costruttrice per la lipo. Di conseguenza, anche se voi doveste romperlo utilizzando la lipo, è comunque valida la garanzia. Io ad esempio uso una lipo 7.4 2000 A 20C. Adesso smonto la parte sopra. Andiamo a togliere anche la tacca di mira, come vedete. Successivamente, qui così c'è un puntino, voi lo schiacciate e il rollo qua viene via. Questa è la molla per aumentare il rinculo che vi dicevo. Qui è possibile sia aumentarlo che diminuirlo. Per farlo,
facendo molta attenzione. Bisogna spostare indietro la molla, successivamente si staccheranno questi due pezzettini qua. Attenzione che anche questi qui non sono ritrovabili se vengono persi, quindi fate molta attenzione a non perderli. Dopodiché potrete decidere se metterlo in questo punto e quindi avere un inculo più o meno normale come tutti i fucili, o se invece metterlo nel punto più indietro, qui, dove di conseguenza la molla, essendo più tesa, darà un rinculo maggiore. Chiaramente ve lo faccio sentire prima con il rinculo soave, chiamiamolo così, e poi ve lo faccio sentire anche con il rinculo più forte. Ok, questo è il rinculo alla prima tacchetta, quindi è meno potente. Lo sentite? Vedete come si muove l'asticella qui? Faccio vedere dalla parte dell'otturatore che magari è più interessante. Questa è la versione con il rinculo più forte. Sentite che il suono è decisamente diverso, più secco e più duro e forse anche più veloce. Questa è la potenza del fucile che addirittura mi copre la voce. Immaginate voi. Ok ragazzi, molto importante quando inserite la batteria di non far andare il filo attorno alla molla. Questo perché? Perché l'avete visto anche prima, la molla si muove e di conseguenza potrebbe rompere i fili. Ed è chiaramente meglio evitare. Adesso posiziono le batterie in questa maniera. Così. E così. Successivamente prendo il rail, lo faccio scorrere in questa maniera. Con calma, perché ogni volta è come giocare al Tetris, poiché lo spazio è veramente stretto, invece ce ne vorrebbe un bel po' di più. Ok, così. Ok, e arrivati a questo punto si sistema bene dentro. Ok. Successivamente si mettono le viti. Ok, vi ho raccontato un po' dei pro di questo fucile, ovvero i loghi, la possibilità di avere un rinculo più verosimile. Vi dico il principale contro. La vernice di questo fucile fa veramente pena. Sarà che io è anche quasi 3 anni che lo uso, però veramente anche dopo poco si era già rovinato tutto. Soprattutto qui dove c'è il ponte del grilletto, qui così vicino al caricatore, ma guardate di qua, addirittura si vede praticamente l'argento sotto, cioè è veramente pessimo qua la vernice che hanno usato sul corpo, mentre quella che hanno usato sul rail e sulla canna sembra che sia migliore. Il calcio sembra aver preso un color verdastro in questo punto, non so per quale motivo, ma è veramente un colore che si avvicina davvero al verde e basta. Allora ragazzi, per quanto riguarda la meccanica di questo fucile, possiamo dire che i pezzi di ricambio sono certamente trovabili, invece per quanto riguarda la customizzazione, secondo me è del tutto inutile, poiché esce già di serie con il gearbox rinforzato, brevettato, con gli ingranaggi denti del pistone in acciaio, le boccole cuscinettate da 8 mm, motore high torque per resistere, guida molla in metallo e bolt clutch funzionante. Quindi non penso veramente ci sia niente da aggiungerci. Ogni tanto, se proprio volete avere sempre il top, gli cambiate la molla,
ma per il resto non c'è niente da aggiungere. Esce già dalla casa, ben fatto e molto resistente. Questa qui invece è la versione super custom, dove ho montato l'ACOG, questa qui è la versione ottica, il laser, i gommini per il rail e un pararail. Il grip, che è quello che diventa bipode, schiacciando il tasto, e basta. Vi ringrazio tutti per la visione.